Mattina Sud è giovedì e quindi sta per terminare anche la nostra settimana in vostra compagnia. Una nuova puntata, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Una puntata che sarà ricca di ospiti e di argomenti da trattare. Ma dando uno sguardo alla scaletta, in mattinata ci sarà un filo conduttore. Ci avviciniamo appunto verso la fine di questa settimana e parleremo molto di cibo, perché diverse sono le iniziative sui territori di Puglia e Basilicata che punteranno su questo tema. Non vado oltre, diamo poi insieme uno sguardo alla scaletta strada facendo. Vi presento invece subito i primi due ospiti in studio. Ringrazio e saluto per la sua presenza Carmine Sportillo, assessore alle Buongiorno a attività tutti. produttive di Francavilla Fontana, e Luigi Sardiello, direttore artistico di Cucine. Un Buongiorno. appuntamento che si terrà nella città degli Imperiali nella fine settimana. Iniziamo dalla parte istituzionale, quindi dall'assessore Sportillo, intanto per capire quali sono i partner di questa iniziativa e per quale motivo avete deciso di pensare, di inventare un appuntamento a tema fra il cinema e la cucina. Sì, l'intendimento di questa iniziativa è quello proprio di fare un connubio tra due forme di arte, l'arte del cinema e quella culinaria, cioè queste due forme artistiche che si uniscono, si fondono e diventano un connubio ideale per promuovere anche le caratteristiche storiche, le tradizioni enogastronomiche locali di Francavilla Fontana. Noi come amministrazione comunale ci siamo dati l'obiettivo in questi anni di rivalutare un attimo quello che è stata la tradizione storica francavillese per puntare sul settore del turismo, dell'enogastronomia che forse negli anni passati era stato un tantino trascurato perché è un settore economico importante, soprattutto in realtà come quella pugliese che ha tanto da raccontare in termini di tradizioni, di bellezze artistiche, di bellezze culturali e quindi questa è una delle tante occasioni che noi e tanti eventi che noi vogliamo mettere in campo e vogliamo proporre ai cittadini francavillesi, ma dell'intera provincia di Brindisi e anche oltre i territori provinciali affinché si rivaluti la bellezza di Francavilla Fontana che non deve essere conosciuta solamente come una realtà imprenditoriale e commerciale tradizionale, ma che deve essere anche rivalutata e conosciuta all'esterno del nostro territorio per tutte le sue bellezze che può mostrare. Noi abbiamo un patrimonio di conoscenza e un valore architettonico dovuto ai nostri palazzi antichi, alle numerose chiese sparse per il territorio che molte volte non è stato valorizzato. L'intendimento è proprio quello e questo è uno dei tanti, diciamo, questo evento è anche un buon pretesto per poter attrarre dall'esterno quanto più gente possibile per far conoscere appunto le nostre bellezze territoriali. Grazie a Carmine Sportillo. Allora, diamo uno sguardo agli appuntamenti, al programma del 27 e 28 ottobre. Avete fatto un cartellone succulento, possiamo definirlo in questo modo. Ne vorrei parlare con il direttore artistico che arriva da Roma per partecipare alla nostra trasmissione, Luigi Sardiello. Forchette, gavette, spuntini di riflessione. Poi ovviamente ci sarà lo spettacolo, ci sarà Emilio Solfrizzi, ci sarà anche Antonio Stornaiolo, l'Uomo Sapiens, anche in questo caso spuntini di riflessione, e poi ci sarà anche spazio nel Cinema Teatro Italia per un campione mondiale, una chiacchierata con Patrizio Oliva, europeo e olimpionico di boxe. Direttore, sì, questi spuntini di riflessione. questi spuntini di riflessione rientrano, diciamo, nel percorso generale, no, nel quale vogliamo guidare i nostri spettatori. Anni fa un ministro della Repubblica disse questa frase iconica: con la cultura non si mangia. Noi volevamo dimostrare invece che con la cultura si può mangiare, per cui ci sarà
cibo sparso un po' per tutta la città di Francavilla in una serie di punti. E poi, ecco, quali questi sono questi punti? Cogliamo l'occasione per dare delle indicazioni ai nostri telespettatori con l'auspicio che a Francavilla Fontana nel fine settimana possano arrivare ovviamente non soltanto fruitori, ospiti dalla provincia, ma anche oltre. Allora, sì, sì. Diciamo, il centro di questa manifestazione sarà Piazza Vittorio Emanuele II, che è una piazza attigua al Cinema Teatro Italia, dove si svolgeranno poi gli eventi cinematografici. E in Piazza Vittorio Emanuele II ci sarà è stato organizzato un mercato enogastronomico in cui ci saranno 14 espositori prettamente locali, locali che metteranno in mostra il loro prodotto enogastronomico, e per le vie di Francavilla ci saranno poi altri stand in cui ci saranno altri soggetti. Insomma, il centro storico è il punto di riferimento. Okay, ecco, la piazza e zona limitrofe. L'obiettivo principale è proprio quello di rivalutare anche sotto l'aspetto turistico e non gastronomico un centro storico. Ritorniamo al direttore con gli spuntini che mi incuriosiscono. Allora, gli spuntini sono un talk. Abbiamo invitato un autore che farà un po' di riflessioni semiserie, diciamo, appunto questi spuntini di riflessione su varie tematiche. Volevo ricordare anche la parte cinematografica, che naturalmente è centrale, che è direttamente abbinata agli ospiti che noi avremo, perché a Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, i mitici Toti e Tata della nostra cultura, no? Soprattutto per chi ha diciamo un'età un po' più agé, sarà abbinato un film del 2018 molto bello, Stanlio e Ollio, che ripercorre una fase misconosciuta della carriera di Stanlio Ollio, quando comincia diciamo il mito in qualche modo a decadere, vengono sostituiti dalle nuove generazioni di comici e decidono di svernare, di fare una tournée in Europa, presso i teatri di tutta Europa, un po' come quei grandi giocatori professionisti che vanno diciamo nelle nazioni, no? Dove il loro sport è meno diffuso e meno visibile, e quindi insomma sarà un parallelo tra il più grande duo comico della storia del cinema e della televisione, Stanlio e Ollio, e invece un altro duo comico che in Puglia, ma non solo, in tutta Italia è stato molto importante, e anche Patrizio Oliva, che volevo sottolineare è stato campione olimpico, campione europeo e campione mondiale, quindi insomma ha raggiunto la vetta a tutti i livelli, sarà abbinato a un film che ha scelto lui stesso, che è Lassù qualcuno mi ama, un film mitico del 1954, un bellissimo bianco e nero con Paul Newman protagonista, che appunto racconta la storia vera di un pugile, Rocky Graziano, che dai bassi fondi, no, e da una situazione borderline con la criminalità riesce a salvarsi e grazie al pugilato a prendere una giusta via. Allora, io chiedo alla regia di farmi sentire Maria Teresa Carrozzo, perché voi dovete sapere, ve lo spiego, la nostra trasmissione ovviamente è un taglio leggero, raccontiamo quello che accade sul territorio e soprattutto facciamo delle proposte anche a chi ci segue da casa, soprattutto alle signore che ci tengono compagnia, ma poi c'è sempre la cronaca, ci sono i fatti di cronaca che giornalisticamente vogliamo approfondire, e in questo caso abbiamo la nostra Maria Teresa Carrozzo in collegamento da Lecce per parlare di un caso, quella di una studentessa trovata morta a Lecce. Io la vedo, Maria Teresa, possiamo andare? Possiamo sentirla? Maria Teresa, mi senti? Abbiamo 3 minuti, facciamo un po' il punto della situazione. Buongiorno. Su questa tragedia. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo a Lecce, come vedi alle mie spalle c'è proprio quello che è il portone che purtroppo è diventato famoso, il portone di questo condominio che ospita 3 appartamenti messi a disposizione dall'Università del Salento per gli studenti che vengono a studiare a Lecce proprio usufruendo del progetto Erasmus. Ecco, il 23 sera purtroppo in questo condominio si è consumata, è stata scoperta una tragedia, una ragazza di soli 21 anni, francese, Julie
Forlì è stata trovata morta nel suo appartamento. Era chiusa in stanza a trovarla un suo coinquilino e la ragazza purtroppo era senza vita. Era arrivata in Italia da solo un mese, frequentava la facoltà di lettere e filosofia proprio all'Università del Salento. Ovviamente sono state aperte delle indagini, sono arrivate sul posto subito le volanti della squadra mobile, del 118, dei vigili del fuoco. Per il 118 non c'è stato niente da fare, la ragazza ormai era senza vita. Invece importanti sono stati i vigili del fuoco che hanno dovuto forzare la porta della stanzetta che era chiusa a chiave e lì hanno fatto la tristissima scoperta. La ragazza ormai senza vita, adagiata per terra, al suo fianco un bigliettino lasciato per la famiglia e un certificato medico. Anna, quel certificato medico è stato importante per ricostruire, ed è al momento ovviamente al vaglio degli inquirenti, importante per ricostruire cosa potrebbe, e sottolineiamo potrebbe, aver portato la ragazza a compiere un gesto estremo. Secondo quelle che sono le indagini coordinate dal procuratore generale Leone De Cassis, venuta sul luogo la sera stessa, subito la speciale per la scientifica per scoprire cosa era accaduto e per avere anche i primi rilievi all'interno dell'appartamento, ecco, secondo quanto sequestrato e al momento in possesso degli inquirenti, diciamo, la ragazza potrebbe aver subito violenza, poiché nei giorni scorsi, il 19 ottobre, quindi 3 giorni prima della tragica scoperta, la ragazza era andata nel pronto soccorso di Lecce accompagnata tra l'altro da 2 interpreti intermediari culturali, perché non parlava, sottolineiamo, non parlava bene l'italiano, era in Italia solo da un mese, per chiedere di essere aiutata. Non è stata visitata, i medici comunque l'hanno accolta nella stanza rosa. La ragazza non ha sporto denuncia, ma qualcosa nella sua testa è scattato, tant'è vero che lei ha lasciato un messaggio scritto in francese di scuse alla famiglia, dicendo non posso più convivere con questo peso. Quindi nel frattempo, Maria Teresa, vediamo anche che qualcuno a Lecce ha voluto simbolicamente posare una rosa all'ingresso dell'abitazione. Un altro c'è minuto, una rosa andiamo a concludere. Qui, sì. Eccola qui. È una rosa che hanno posizionato una rosa che hanno posizionato degli studenti, perché ricordiamoci, siamo nel quartiere San Pio, un quartiere popolato ormai al 90% da studenti e da persone anziane, perché viene utilizzato principalmente come supporto per l'università, perché l'università è proprio alle nostre spalle. Al momento, Anna, è importante ricordarlo, un indagato, ovviamente è un atto dovuto, mettiamo l'iscrizione quella, del registro degli indagati di un ragazzo adesso di 19 anni. Un ragazzo di 19 anni, anche lui è studente della facoltà di lettere e filosofia, è un atto dovuto anche per permettere al ragazzo stesso di giustificare perché è la vicinanza alla ragazza, indagato al momento per violenza e istigazione al suicidio. Grazie. E noi volevamo farvi vedere anche la zona. Sta passando una ragazza, aspetta Anna, sta passando una ragazza, siamo in diretta su Antenna Sud, sei universitaria? Sì. Sai quello che è successo alla ragazza che purtroppo ha perso la vita in questi giorni? Io vivo qui, quindi non ho visto tutto, ho visto solamente le auto parcheggiate domenica. Ma tu la conoscevi? Non la conoscevo, no, non so niente. Cosa si dice in università di questo dramma? Sono tutti dispiaciuti, almeno nessuna delle persone che conoscevo io la conosceva, quindi sono tutti molto dispiaciuti, molto preoccupati, però niente di più. Grazie mille. Se ne parla con un tono di tristezza, perché comunque tutti si mettono nei panni di questa ragazza che se n'è andata dal suo paese, si è trovata male, però nessuno sa la sua storia effettivamente, quindi nessuno parla effettivamente. Grazie mille. Intanto Anna, l'ultima cosa. Sì, mi scusi, posso fare una domanda? Lei abita proprio in questo condominio? Sì, 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 sì. Conosceva la ragazza? No, perché io non l'ho visto, perché lei forse è venuto pochi giorni fa, no? Io non l'ho visto. Quindi non l'aveva mai incontrata? No. Avete avuto paura quando avete visto tanta polizia qui? Sì, un po' di paura, sì, sì, sì. Va bene, grazie. Grazie. Anna, abbiamo raccolto qualche testimonianza proprio in diretta qui dal luogo. Ovviamente Maria noi Teresa seguiremo questa vicenda anche
per documentarla. Per il momento ti ripasso la linea in studio, ovviamente gli aggiornamenti nel TG delle 13. Io ti ringrazio per questo prezioso contributo, ti auguro buon lavoro, Maria Teresa. A te. Allora, mi dicono nel frattempo essere pronto il collega Gianmarco Sansolino, sempre in diretta da Taranto. Se mi date conferma dalla regia, facciamo un salto dalla città barocca alla città dei due mari. Gianmarco, mi senti? Sì Anna, buongiorno, primo collegamento di oggi da Taranto, ci troviamo in Piazza Castello dinanzi a Palazzo di Città, dove ha preso le mosse già a partire da qualche minuto questo presidio di protesta da parte dei lavoratori dell'appalto proprio del Comune di Taranto. Ci sono tre sigle sindacali che accompagnano le rimostranze, le richieste legittime di questi lavoratori, in particolare la Filcams, la Fisascat, Wiltrasporti e insomma ce ne sono altre che accompagnano i tre sindacati generali che conoscete, CGL, CISL e Wilco, i rispettivi rappresentanti che andremo ad ascoltare subito, con tra poco anche le voci dei lavoratori. Andiamo subito dalla segretaria Fresu. Ecco, c'è l'appalto del comune tarantino che vive una serie di difficoltà e soprattutto un'incertezza per il futuro. Ma soprattutto una mancanza di dialogo, perché nonostante le varie ripetute richieste di incontro, l'amministrazione non si siede al tavolo con noi, mentre dialoga con altre organizzazioni sindacali, per cui credo che noi come segretari confederali, essendo noi firmatari dei contratti che rappresentiamo, quando facciamo una richiesta di incontro quantomeno meriteremmo una risposta, anche se di diniego, ma la meriteremmo. Qui abbiamo raggruppato una parte degli appalti comunali, perché non sono presenti tutti. Abbiamo l'appalto della custodia dei parcheggi dell'AMAT, che è scaduto e dovrebbe aggiudicarsi il 1 novembre, con una carenza di ore incredibili, per cui senza clausola sociale e senza garanzia occupazionale. Abbiamo l'appalto del patrimonio, che sono lavoratori con un contratto secondo livello multiservizi pulitori, che di fatto fanno gli impiegati comunali. Se lei ha bisogno di un certificato di residenza, di uno stato di famiglia, glielo fanno loro, con un secondo livello multiservizi, avendo tra l'altro differenze di parametri contrattuali tra l'uno e l'altro, quando invece sono partiti tutti allo stesso livello. Abbiamo i lavoratori degli asili nido, che prestano servizio per i bambini da 0 a 3 anni, per cui parliamo di una platea di cittadini delicati e che andrebbero raguardati maggiormente, che hanno dei parametri contrattuali adesso a 3 ore e mezza, ma non hanno una stabilizzazione a livello contrattuale, perché loro vengono da un contratto part time verticale, di fatto con un'estensione del quinto è stato reso un part time dritto, ma ancora non sono stati modificati i contratti. Questi lavoratori ancora subiscono una sospensione contrattuale della contribuzione, dei ratei che si dovrebbero maturare nella 13ª, nella 14ª, nelle ferie e nel TFR, per cui chiediamo che venga dato ascolto alle parti sociali tutte, affinché si possa una volta per tutto, visto che sono lavoratori che derivano dal bacino storico del 2007, che hanno una clausola sociale, che noi cerchiamo di salvaguardare da quella data. Chiediamo un confronto, perché il confronto può essere costruttivo sia per l'amministrazione, ma soprattutto per i lavoratori. Grazie. Ecco, chiaramente lavorare in queste condizioni non è assolutamente piacevole per le proprie condizioni personali, economiche, di conduzione familiare quotidiana, ma anche l'aria che tira al lavoro immagino non sia delle migliori purtroppo con questi presupposti. Assolutamente sì, questi lavoratori sono lavoratori precari che non hanno dignità, e poi non avendo, praticamente essendoci delle disuguaglianze orarie tra di loro, crea malcontento anche all'interno degli ambienti di lavoro. Quindi noi chiediamo un intervento deciso dell'amministrazione comunale e soprattutto un'interlocuzione, un tavolo di confronto che ci consenta di ridare dignità a questi lavoratori già fortemente penalizzati anche per la crisi economica che sta attraversando il paese. Insomma, adesso state aspettando qualche rappresentante, immagino, dell'amministrazione comunale che potrà arrivare. Rimarrete qui, avete detto, fino
al termine della mattinata perlomeno. La prima domanda, la prima questione che volete porre al Comune, a un assessore, a un dirigente comunale, Sasso? Noi crediamo che dobbiamo condividere con l'amministrazione la necessità, oggi, dopo, come diceva la collega, dal 2007 che è nata questa platea di lavoratori con un accordo governativo che coincideva con il periodo più buio della nostra città, che è stato quello del dissesto. Se in quella fase quel tipo di accordo, quel tipo di impostazione ha salvaguardato questi lavoratori dopo 18 anni. Era un'emergenza che è finita però. Dopo 18 anni crediamo che il tempo dell'emergenza appunto sia ormai concluso, bisogna fare un serio monitoraggio della platea dei lavoratori, dei loro inquadramenti rispetto alle mansioni rivestite, dei monti orari rispetto ai monti orari complessi, per cercare di finalmente omogeneizzare, come dicevano le colleghe, di dare pari dignità a tutti i lavoratori rispetto all'attività che realmente svolgono e rispetto soprattutto al reddito che normalmente hanno, che li possa consentire perlomeno senza grosse difficoltà di sostentarsi. Grazie, per il momento è tutto. Anna, a te. Grazie a te Gianmarco, grazie anche a Maria Teresa. Beh, insomma, i nostri ospiti hanno la possibilità di vedere come funziona anche questa trasmissione, ok? Ha un'ossatura, però poi seguiamo la cronaca, seguiamo i problemi dei lavoratori, sempre quindi con un occhio ampio su quello che accade nei territori di riferimento, quindi Puglia e Basilicata. Ricordiamo velocemente l'appuntamento del fine settimana, assessore. Quindi venerdì 27 e sabato 28 ottobre prossimo, domani e dopodomani, in piazza Vittorio Emanuele II, piazza Monumento, e al Cinema Teatro Italia ci sarà tanto cinema di qualità e tanto cibo buono, non mancate. Velocemente una domanda anche al direttore Sardiello, dal cognome credo che lei sia originario delle nostre parti, il cognome tradisce, stavo per dire, vabbè, allora sarà andato fuori per fare esperienza professionale, come la trova questa Puglia, velocemente? Beh, la trovo di anno in anno sempre più sull'onda, diciamo. Sempre no. Sull'onda. E noi dall'onda non vogliamo essere travolti, vogliamo sempre cavalcarla nonostante le volevo tante difficoltà. Volevo ricordare, se posso, certo, l'orario dalle 19 in poi al Cinema Italia, l'ingresso è libero, quindi prima il film, poi l'incontro con gli ospiti, con questo antipasto delle 18:30, gli spuntini di riflessione nella parte esterna adiacente al cinema. Cucine. Un appuntamento imperdibile a Francavilla Fontana nel fine settimana. Vi ringrazio per aver partecipato. Voi, facciamo una pausa, fra pochissimo abbiamo altri ospiti in studio. Seconda parte della nostra trasmissione, ve l'avevo anticipato, oggi si parlerà molto di cibo, si parlerà molto di accoglienza, tante le iniziative nel territorio in programma nel fine settimana. Saluto e ringrazio l'altro ospite in studio, che è Nicola Chielli del gruppo Fortis, il quale ci parlerà di un appuntamento per il 27 ottobre, quindi domani alle ore 10 si parlerà di Hospitality Training Day alla Med Cooking School di Ceglie Messapica. Ma perché scegliamo sempre i nomi anglofoni, direttore? Ma forse perché hanno più presa, diciamo, che hanno più presa. Hanno più presa. Allora, di che cosa si tratta, quali sono le finalità e perché, secondo voi che lo avete organizzato, è importante? Sì, allora diciamo che chiudiamo un ciclo di eventi presso la Med Cooking School nell'ambito di un'iniziativa regionale Punti Cardinali, quindi è un'iniziativa finanziata dalla Regione Puglia che rientra nell'ambito dell'Agenda Lavoro 2023, il lavoro è un capolavoro, immagini un po'. Vorremmo che il lavoro diventasse un capolavoro, esatto, diciamo, proprio che questo dovrebbe essere l'obiettivo, ma c'è rispondenza fra quelle che sono le idee, fra quello che la Regione Puglia ha pensato e quello che poi è accaduto sul territorio? Cioè la Regione Puglia con questi interventi ha pensato sostanzialmente di avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro e soprattutto di dare uno strumento utile ai ragazzi, soprattutto a chi è inoccupato, a chi non studia, per trovare la propria strada, ok? Per scavare in se stesso e capire quali sono, no, le proprie predisposizioni. Rispetto alle intenzioni, la realtà si discosta molto oppure è attinente secondo lei? No, diciamo sono state delle iniziative mirate. Ripeto, per quanto ci riguarda il nostro progetto Horizon,
È un'iniziativa che tende sostanzialmente a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi per il lavoro, andandoci ad integrare anche con chi opera nel settore, gli operatori dell'ARPA, i centri territoriali per l'impiego, offrendo anche un servizio. ARPAL che anche ha cambiato pelle rispetto ad un tempo, perché è proprio diverso rispetto all'ufficio di collocamento. Esatto, agenzia regionale proprio per le politiche attive del lavoro e proprio per animare questo ambito che sono state collocate questa iniziativa. Bisogna anche specificare che queste iniziative vengono promosse dalle amministrazioni comunali, in questo caso dall'amministrazione di Ceglie Messapica, e vengono svolte presso la Med Cooking School con altri partner, fra cui il gruppo Fortis, e senza dimenticare il coinvolgimento anche di soggetti pubblici, in questo caso degli istituti scolastici, a cui è rivolta prevalentemente la nostra azione. Prego. Come le dicevo, sono delle azioni articolate, vanno dall'orientation desk, quindi degli sportelli informativi al servizio della cittadinanza, soprattutto, le ripeto, i giovani studenti, ma nel contempo anche ci sono job day e anche i cosiddetti orientation lab, sono delle iniziative sperimentali. Lei mi diceva qual è l'effetto, la ricaduta. Beh, posso dirle che per quanto ci riguarda, per nulla casuale, è andata a interpretare quelle che sono le caratteristiche del territorio. Non dimentichiamo l'identità di Ceglie Messapica dal punto di vista turistico ed enogastronomico, e anche poi dal ruolo importante che svolge la Med Cooking School come scuola di cucina presso il comune. Chiedo alla regia, è pronto il collega Ottavio Cristofaro? Non è ancora pronto Ottavio, allora andiamo a vedere se è pronta Claudia Turba. Faccio l'ultima domanda. Prego. Al nostro ospite in studio e poi vediamo se è pronta Claudia, andiamo a Radio Antenna Sud per vedere qual è la proposta di oggi. Diversamente diamo precedenza a Ottavio sul territorio di Martina Franca. Allora, la giornata sostanzialmente si dividerà in tre parti. Si inizia con un dibattito sui principali temi affrontati all'Hospitality al TTG di Rimini. Esatto. Che si è concluso da poco. Poi tavoli di confronto con le principali sigle tecnico-professionali del settore. E poi ci sarà la parte istituzionale, quindi ci saranno Sebastiano Leo e Gianfranco Lopane, rispettivamente assessore regionale alla formazione e lavoro, politiche per il lavoro, diritto allo studio, eccetera, l'assessore al turismo, sviluppo e impresa turistica, quindi Lopane, ci saranno referenti della regione, ci sarà il presidente della provincia di Brindisi, Toni Mattarelli. Cosa vi aspettate da questo appuntamento e soprattutto i giovani ai quali voi vi rivolgete in genere? Percepiscono il messaggio così come voi lo lanciate? Ma noi pensiamo di sì, proprio perché sono delle iniziative, quali è stato Horizon nell'ambito di punti cardinali, rivolti ai giovani, servono per conoscere, per creare interazione e anche per coinvolgere i giovani in tematiche che sicuramente riguardano il territorio. Quindi rispondono da questo punto di vista e anche i giovani manifestano una partecipazione attiva molto importante durante quelli che sono stati gli eventi e anche per l'evento poi che avremo venerdì appunto dell'Hospitality, che è dedicato, come lei diceva, all'ospitalità. Parleremo di turismo, parleremo di quelli che sono i fenomeni, le caratteristiche, le logiche che animano il mercato turistico, anche correlate poi alle figure professionali di riferimento. Allora, io ringrazio il nostro ospite, ringrazio Nicola Chielli del gruppo Fortis per la sua disponibilità. Mi dicono che è pronta nel frattempo Claudia Turba. Allora, Claudia, buongiorno, quali sono le proposte di oggi a Radio Antenna Sud? Di cosa ti occuperai? Buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti nel nostro mattino di Radio Antenna Sud. Ben ritrovati anche. Prego. In questo
giovedì con le nostre chiacchiere consuete della mattinata, ma poi vi parlerò anche d'altro, di quello che accade nel pomeriggio qui alla radio. A proposito di radio, io stamattina mi sono svegliata con un pensiero fisso, non so voi, ma continuo a pensare, a ripensare a quello che accadrà nel fine settimana, perché tra sabato e domenica ci sarà il cambio d'ora, si torna all'ora solare, quindi porteremo indietro le lancette di 60 minuti di un'ora buona e perciò, così si dice, potremmo dormire un'ora in più, cosa che a me non è mai accaduta perché puntualmente mi sveglio sempre allo stesso orario, quindi altro che ora in più, cioè così me la sono giocata. Ma ciò mi fa pensare anche ad una sorta di malessere che sono sicura anche voi condividete, questo classico malessere d'autunno che ci fa venire tutti gli acciacchi possibili e immaginabili. Mi potrete anche dire, beh, sarà l'età, Claudia, magari dovresti iniziare ad avere più consapevolezza degli anni che passano. Beh, in un certo senso potrebbe anche essere vero, però mi sono informata, mi sono documentata ed ho scoperto che non sono solo io ad avere questa, diciamo, sorta di patologia, cioè non sono una malata immaginaria, ma esiste una sorta, ecco, di malessere generale che si presenta durante il cambio di stagione, in particolare tra l'estate e l'autunno e tra l'inverno e la primavera. Il mal d'autunno, visto che ci troviamo in pieno autunno. Quindi questo poi pensare di dover vivere più ore al buio, a meno che voi non abbiate la capacità o dobbiate per forza, per motivi di lavoro o quant'altro, svegliarvi prestissimo al mattino, quindi potete godere realmente di quell'ora in più di luce, per quanto riguarda il resto della giornata sono già proiettata, non sono solo io proiettata, ma sono sicura anche voi, a quelle che saranno le ore di buio di questo fine settimana, ma anche di tutto l'inverno che poi ci aspetta. Se con l'avvento di Halloween, quindi, no, di questa notte dei mostri e delle streghe, potrebbe anche essere divertente, però pensare di poter vivere qualche ora in più al buio mi fa un po' strano in un certo senso, e quindi stamattina ho deciso di dedicare gran parte della puntata del mattino di Radio Antenna Sud a rimedi da utilizzare per rimetterci in forze, ma soprattutto per far alzare un po' l'umore. Quindi se anche voi avete delle curiosità in questi termini, oppure volete scoprire se esiste davvero una sorta di guarigione miracolosa da questo malessere stagionale, allora dovete attaccarvi alle nostre frequenze e ascoltare minuto per minuto, senza nemmeno perdere un attimino, quello che abbiamo da raccontare quest'oggi. Ma la giornata, lo sapete, qui a Radio Antenna Sud è lunghissima, anzi non si ferma mai, perché per tutte le 24 ore della giornata noi vi teniamo sempre compagnia con contenuti, con musica e con speciali, come Zona Gol, che oggi torna con una puntata speciale. Alla conduzione ci sarà Walter Miglietta, si parlerà in particolar modo della partita Messina-Brindisi e quindi anche in questo caso bisogna restare collegati. Seguiteci perciò attraverso lo streaming radioantennasud.com e ancora più facile, ve lo dico ogni giorno, ormai scaricate la nostra app. Con voi invece, amici della TV, quindi amici di Antenna Sud, ci ritroviamo domani. Ciao! Ciao Claudia, grazie come sempre, argomenti interessanti, collegamenti frizzanti. Allora, salutiamo l'altra ospite in studio, Marina Roma, Destination Manager. Allora, sì, questi sono i lavori del futuro che è diventato oramai presente. Però, a proposito di lavoro, a beneficio di chi ci sta ascoltando, io vorrei capire poi, dietro a queste parole inglesi, che cosa si nasconde e soprattutto come si può intraprendere una carriera di questo tipo e come si possono apportare benefici al territorio nel quale viviamo, perché con te parleremo di una Puglia della quale oggi si parla ancora troppo poco e cercheremo di capire per quale motivo: la Puglia dell'olio turismo. Allora, questo è un mondo da scoprire, dovremmo avere 4 ore a disposizione ininterrottamente, come se fosse una maratona per le amministrative, ma proviamo in qualche maniera a fare sintesi. Grazie Marina per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, grazie a Antenna Sud, buongiorno. Mi trovo a parlare del mio amore.
Quindi l'oleoturismo e il destination management. Per rispondere alla tua prima domanda, cosa si nasconde dietro questa professione? Sicuramente si nasconde, più che nasconde parlerei cosa si cela, perché quello che nasconde la professione del destination manager è un amore ovviamente per il proprio territorio, una passione, ma questa da sola sappiamo tutti non basta. Bisogna avere tante caratteristiche, per usare un termine anglofono, tante skill, ecco. Per avvicinarci un po' a questo mondo del marketing che utilizza tante parole inglesi, ma che possiamo assolutamente utilizzare anche in italiano. Le caratteristiche del destination manager sono proattività, conoscenza capillare del territorio, conoscenza soprattutto di quanto sia importante fare rete d'impresa, perché per parlare di far diventare una località geografica destinazione dobbiamo attivare tutti... Come si fa a far diventare una località geografica una destinazione turistica? Io domandona. Ecco, una domandona. Lungi da me dare la soluzione, perché soluzioni non ce ne sono, nel senso non ce n'è una univoca. Ma sicuramente possiamo partire dall'attivazione delle reti di impresa, quindi tutto quello che fa parte della interazione con la comunità e che va a creare mappe di comunità. Quindi i primi protagonisti affinché una località diventi destinazione è la comunità stessa, che si affida a professionisti formati e introduce quindi questa voglia di far parlare di sé, della località, della tradizione, della cultura, attraverso un'ottica professionale. Quindi tutto parte dalle reti d'impresa. Allora, posso con una battuta dire che tu in un certo senso sei bigama, perché hai un doppio amore, quello per il territorio e quello specifico per l'olio. Sì, hai detto proprio bene. Quindi ti piace questa cosa, certo, puoi prenderla in prestito per dire che sei bigama. Ok, allora se in tanti sono innamorati del territorio, o meglio dicono di esserlo, poi non in tanti invece sono innamorati di questo prodotto che si lavora per rendere sempre più caratteristico della Puglia e non solo del sud. Quanto l'olio caratterizza la nostra Puglia? Il sole, il mare, il vento, ok, i trulli, ma l'olio? Oltre al vino? Pausa di riflessione, perché in questo momento sto per dichiarare il mio amore viscerale per l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva rappresenta la cultura del nostro territorio ed è cugino, l'oliva, l'olio, è cugino dell'amato vino. Però il vino è stato più fortunato. Il vino è stato più fortunato perché, ahimè, è molto più facile emozionarsi davanti a un bel calice di vino rosso, perché i polifenoli all'interno del vino rosso sono coloro che ci danno insieme all'alcol l'ebbrezza. Ma vi assicuro che è anche meraviglioso innamorarsi davanti a un bicchiere di nettare di Puglia, di oro, extravergine d'oliva. Però quello non si può degustare, probabilmente il successo del vino, o meglio si può degustare per fini diversi, cioè la sera non possiamo andare a sbicchierare con l'olio. Non possiamo sbicchierare con l'olio, ma possiamo emozionare con l'olio attraverso gli abbinamenti con i piatti, perché contiamo più di 500 cultivar in tutta Italia. La superficie olivetata nazionale è di, pugliese, è di 370.000 ettari. Rappresentiamo noi in Puglia il 40% della superficie olivetata nazionale. Il 40% è sì, tantissimo. Il 40% della superficie olivetata nazionale. Ma perché poi diciamo allora che l'olio viene dalla Toscana, l'olio buono? Diciamo che tutte le regioni hanno oli buoni, ogni regione ha il suo olio buono, non possiamo parlare di un olio buono, ma possiamo parlare di pratiche buone e giuste che portano a darci degli oli di eccellenza. Tutto questo però collegato sempre alle comunità, a coloro che sono i veri attori del territorio, ecco, gli agricoltori. Tu che sei un'attrice del territorio, anche protagonista se parliamo di questo settore che è quello olivicolo, dovendo fare una classifica veritiera e non quello che viene raccontato, come la inseriresti la Puglia a livello nazionale rispetto ad altre regioni, in termini di qualità e quantità?
Allora, è una domandina molto interessante. In realtà non posso fornire dei dati precisi perché attualmente ci troviamo all'inizio della nuova campagna olearia, quindi non posso avere contezza dei dati delle nuove produzioni. Sicuramente possiamo parlare della produzione e del valore economico dell'olio extravergine di oliva. Arriviamo quasi, gli ultimi dati della borsa attuali sono quasi intorno agli 11 euro al chilo, quindi parliamo comunque di un prodotto che ha bisogno di essere tanto valorizzato perché il prezzo di base è elevato, quindi non parliamo di un prodotto concorrenziale, ma questo valore economico dipende quindi dalla fatica, dalla difficoltà che hanno gli agricoltori e ciascuna azienda a raccontare la storia di quest'olio dal campo fino al frantoio. Marina, io con te vorrei trattare tantissimi argomenti perché quello dell'olio è un mondo che mi affascina, ma di fatto mi piace sempre quando ho un esperto a disposizione come te questa mattina approfittare e fare passare un messaggio importante. Ma da ignoranti in materia, noi che andiamo a fare la spesa, come possiamo capire qual è l'olio buono? Dobbiamo leggere l'etichetta? Cosa ci deve essere scritto? E se abbiamo la possibilità di degustarlo, vogliamo dire una volta per tutte che l'olio che pizzica è più buono degli altri? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, questo è quello che mi accade molto spesso durante i miei tour esperienziali o durante quindi le fasi di coaching. Ahimè, devo usare questa parola, le fasi della mia attività professionale. Come facciamo a discernere in un supermercato quando l'olio è buono? Sicuramente non possiamo assaggiarlo. Possiamo partire dall'etichetta, assolutamente in primis, quindi sapere il nostro olio da dove proviene, da quali olive proviene, quindi sicuramente dovremmo scegliere un olio autoctono. Mm-hmm. Se riusciamo poi a parlare delle etichette narranti, ecco, quelle etichette che ci raccontano la storia che c'è dietro quell'olio e ci parla della famiglia, dell'azienda che lo ha fatto, ecco, qui mi piacerebbe tanto parlare di un esempio di eccellenza, di Slow Food Puglia. Potremmo sicuramente scegliere degli oli che appartengono a questa tipologia, a questa grandissima famiglia che fa dell'olio extravergine di oliva. C'è anche una guida che viene aggiornata annualmente. Certo, ho avuto l'onore di far parte dell'ultima redazione della guida Slow Food degli oli extravergini, guida agli extravergini del 2023. Ecco, sicuramente possiamo partire dalla scelta degli oli in base alle associazioni di promozione, di valorizzazione del territorio che fanno proprio questo di mestiere, se così possiamo dire. Proviamo a fare un gioco, sì. Nel senso, se io sono una massaia e ho la disponibilità di diversi oli, ok? All'olfatto, per esempio, cosa ci puoi dare qualche indicazione? Sicuramente mi verrebbe molto più facile farlo insieme a te. E lo faremo, se vuoi lo facciamo, organizziamo. Certo. Certo, magari, però quello che posso dirti, quello che dico ai miei agli ospiti che ogni anno visitano la nostra bellissima terra, dobbiamo chiudere gli occhi in quel momento e quell'odore deve ricordarci il frutto dell'oliva. Se siamo anche pugliesi, possiamo anche provare a ricordare il momento nel quale la nostra nonna magari a merenda ci preparava un pezzo di pane con il pomodoro e l'olio. Allora, in quel momento siamo in presenza di un olio d'eccellenza. Abbiamo parlato di amore e di poesia, concludiamo in poesia questo nostro spazio. Volevo sapere dalla regia, ce l'abbiamo il nostro Ottavio Cristofaro, è pronto? Ok, allora andiamo da Ottavio. Io intanto saluto e ringrazio la nostra Marina Roma, Destination Manager. Io ti posso chiamare la regina dell'olio? Ti piace? La donna dell'olio? Grazie, certo, sì, è un onore per me. Grazie Marina, grazie. Andiamo da Ottavio. Sì, grazie a voi per la linea questa mattina. Intanto un saluto
ai nostri telespettatori di Antenna Sud e di, al pubblico di Mattina Sud. Questa mattina ci troviamo a Martina Franca, dove è in corso un importante incontro, una conferenza, un convegno, insomma, organizzato da Unicredit con il sostegno di Confindustria. Imprese a raccolta questa mattina per parlare di food experience, e sarà un incontro che vedrà protagoniste le imprese. Io vi faccio ascoltare la voce dei protagonisti, perché ecco, in rappresentanza del mondo bancario questa mattina, che senso ha coinvolgere le imprese in un'iniziativa di questo tipo come oggi? Grazie. Buongiorno a tutti, sono Leandro Sansone di Unicredit. Questa giornata è dedicata alle aziende dell'agri-food, perché riteniamo che l'agri-food sia un settore assolutamente strategico per il nostro mezzogiorno. Oggi presenteremo anche uno studio di Prometea che evidenzia degli elementi fortemente caratterizzanti per le aziende del sud, nel senso che noi abbiamo probabilmente un terzo delle aziende che operano nel settore dell'agri-food a livello nazionale, ma produciamo soltanto il 13,5% del prodotto interno lordo dedicato al settore, e che sostanzialmente abbiamo un fattore dimensionale che è fortemente penalizzante per le aziende del nostro territorio. Ecco, oggi, questo è un dato che caratterizza proprio il sud, no? Sì. La dimensione delle imprese. Sicuramente sì, ecco, noi riteniamo che per far crescere le aziende del territorio, per far conoscere l'eccellenza del nostro territorio, spesso decliniamo l'agri-food anche insieme al turismo, perché secondo noi è un canale bivalente assolutamente fondamentale, e oggi diciamo che dedichiamo la nostra attenzione anche alle aziende del territorio, cercando di favorire l'export delle aziende del territorio, tanto che abbiamo coinvolto 6 buyers esteri provenienti dalla Romania, dalla Germania, dalla Spagna e dalla Francia, e 35 aziende del territorio presenteranno i loro prodotti, quindi sperando che riusciamo ad essere anche dei volani per l'incremento del fatturato export di queste aziende. E quindi un incontro davvero internazionale. Alle mie spalle, come vedete, in allestimento la sala, dall'altra parte della sala ci sono proprio i buyer che stanno esponendo i prodotti, e poi noi ovviamente le immagini di questo incontro le mostreremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Con Beatrice Lucarella di Confindustria invece, ecco, che ruolo hanno le imprese che sono coinvolte, il vostro impegno di Confindustria a rappresentare appunto il vostro mondo all'interno di un'iniziativa di questo tipo? Il ruolo delle imprese è fondamentale, è di primo piano, è strategico, è ovviamente in sinergia perfetta con il sistema bancario, in questo caso con Unicredit, che ovviamente ringraziamo sempre per la collaborazione e per le intuizioni che in questo periodo sta portando avanti. Neanche 2 giorni fa eravamo insieme a un evento organizzato da Confindustria Taranto Puglia e Unicredit per quelle che erano le opportunità nei paesi aderenti al sistema Confindustria Est Europa. Questo consente alle imprese non soltanto di rafforzarsi e consolidarsi, ma anche di cominciare a guardare per quelle che ancora non sono internazionalizzate, perché non dimentichiamo che il processo di internazionalizzazione è un processo all'interno delle aziende che va accompagnato grazie alla sinergia, al supporto che il sistema di Confindustria mette in campo. È il vostro ruolo questo. Esattamente, il nostro ruolo è anche attraverso gli istituti di credito, in questo caso Unicredit, che diciamo, come sempre, ha guardato lontano e ha guardato lungo. Proprio perché il sostegno alle imprese deve essere in fase, cioè quella del sistema bancario, quella del sistema associativo, ma poi chiaramente l'impresa deve metterci anche del suo in termini di volontà di crescita. Bello, Beatrice, vedere questa mattina qui rappresentate davvero alcune delle aziende del nostro territorio esteso, il territorio della Valle d'Itria, il territorio della Puglia, che sta esponendo i propri prodotti, no? Quindi anche un'occasione di incontro tra diversi buyer per mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze, che è un tema ricorrente di cui si parlava. Insomma, si parla spesso. Assolutamente, la Valle d'Itria ormai è un brand nel brand Puglia. Non possiamo dimenticare che proprio i dati recenti, diciamo, a consuntivo dell'esperienza estiva, possiamo notare come il sistema Valle d'Itria, caratterizzato non soltanto dalle bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali, sia stato anche un attrattore fondamentale, quello proprio delle produzioni tipiche del territorio. Quindi le imprese diventano vere e proprie experience, visto che oggi parliamo di food experience, come le aziende siano anche
anche un attrattore culturale fondamentale, in quanto ormai il consumatore, cliente, turista, ospite del nostro territorio diventa più un cittadino temporaneo della Valle d'Itria, quindi vuole vivere, conoscere e fare proprie queste esperienze all'interno delle aziende, quindi aziende anche come attrattori turistici. Siamo in piena Valle d'Itria, siamo in un territorio in cui sicuramente l'aspetto del food è importante, preponderante, ma è anche importante quello della moda, no? Perché in questo contesto economico il sistema della moda continua a garantire delle importanti fette di mercato. Qual è il tipo di sostegno che voi come sistema bancario potete per esempio offrire al sistema della moda? Ma sicuramente quello che stiamo facendo per il settore agri-food lo facciamo anche per il settore del fashion. Basti ricordare che la Campania e la Puglia sono due sostanzialmente distretti importantissimi nel settore moda. A Napoli abbiamo il CIS Interporto che raccoglie sostanzialmente la gran parte delle aziende del retail a livello italiano, dei marchi medi della moda. Il polo di Martina Franca è sempre stato storicamente importante dal punto di vista del fashion, in particolare per i capispalla. Quindi sicuramente l'attenzione di Unicredit e della Region Sud, perché noi seguiamo Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, è proprio su quei settori strategici. E sicuramente il fashion, continuo a dire, deve rientrare in quelle eccellenze del territorio attrattive per i flussi turistici. Io faccio riferimento anche a quello che lei diceva prima in merito alle aziende che stanno esponendo i prodotti oggi qui. Io mi auguro, voglio sperare che, e questo penso che Confindustria sia un ottimo elemento per facilitare questo, anche una connessione fra le varie aziende del territorio e ragionare anche in termini di filiera, che è una cosa assolutamente fondamentale. Ecco, questo è importante. Intanto diamo una piccola anticipazione al nostro pubblico di Antenna Sud, perché presto a Martina Franca ci sarà un evento che riguarderà appunto la moda, di cui ovviamente vi daremo notizie, e voi tra l'altro, Beatrice, come Confindustria nel sistema moda siete anche voi impegnati con quello che è il vostro particolare impegno anche in quel settore. Assolutamente siamo impegnati, in quanto molte delle nostre aziende associate vengono proprio dal mondo del fashion. Martina è distretto del tessile, quindi c'è una particolare attenzione proprio al settore della moda a Martina Franca, ma dedicato anche al fatto che molte aziende di Martina hanno un brand, oltre che essere, diciamo, produttori, che sono conosciuti all'estero, e questo porta anche il fatto che le aziende in sé rappresentano un vero e proprio patrimonio economico per il territorio, non soltanto per l'azienda stessa, perché quando viene riconosciuto un brand territoriale a livello internazionale viene conosciuto il territorio stesso e quindi tutte le sue maestranze. Bene, grazie, vi abbiamo dato qualche informazione, ovviamente ulteriori approfondimenti nel corso del nostro telegiornale. Per il momento qui da Martina Franca è tutto, a voi la linea. Ciao Ottavio, grazie a te, la linea che va alla regia, ci rivediamo fra pochissimo per l'ultima parte della nostra trasmissione, chiedo scusa, andiamo a Bari nella nostra redazione, perché abbiamo un ospite in studio che si chiama Massimo Damax, c'è la mare per parlare della musica dei poeti del quartiere, tra poco. Eccoci qui, ultima parte della nostra trasmissione. Dicevamo che saremmo andati a Bari, e a Bari è già pronto il nostro ospite, Massimo Damax, Cellamare, poeti di quartiere. Con lui parleremo di un progetto, un gruppo rap storico barese, sono attivi dal 1992, un gruppo che torna dopo 15 anni con un disco, Megahertz, in cui hanno voluto affrontare temi sociali importanti come la disabilità, la detenzione e l'immigrazione, temi di scottante attualità. Ringrazio e saluto il nostro ospite per la sua disponibilità, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Massimo, abbiamo 5 o 6 minuti per parlare di quello che è il vostro progetto. Bello anche il nome, Poeti di Quartiere, Poeti in Musica, possiamo dirlo. Poeti del Quartiere, sì, scusami se ti correggo. Niente, il nostro progetto è un progetto che vuole essere ambizioso. Dopo 30 anni di musica, abbiamo cercato una sorta di, spero, originale combinazione tra rap e synth pop,
perché fondamentalmente siamo dei cinquantenni nostalgici di un determinato tipo di suono, essendo poi più grandi rispetto ad altri ragazzi che affrontano questo genere musicale, abbiamo pensato di sviluppare dei temi che possano far immedesimare le persone a delle questioni ben più importanti di quello che di solito si parla in questo tipo di canzoni. Nient'altro. È un disco, come ho detto, ambizioso, è fuori già da qualche giorno e spero che possa almeno smuovere un attimino le coscienze di chi lo ascolterà. Quali sono le attività a questo punto che voi svolgete, gli appuntamenti, come portate questa musica sostanzialmente, in cosa consiste la vostra opera, il vostro lavoro? In realtà tutto nasce dall'idea del nostro producer, il nostro produttore musicale, che ha voluto sviluppare, grazie alle sue nostalgici gusti musicali, ha voluto mettere per noi queste basi musicali che per noi sono state nient'altro che delle tele sulla quale puoi dipingere una serie di contenuti. E a noi ci è piaciuto molto cercare di sviluppare una serie di contenuti, una serie di argomenti, ovviamente senza improvvisare nulla. Noi ci siamo prima documentati su una serie di argomenti e poi abbiamo sviluppato il concept. Con i live speriamo di portare questo modo nuovo di fare un po' a tutti quelli che vorrebbero ascoltare questo genere. Ecco, avete un pubblico di riferimento, un pubblico al quale in maniera specifica voi volete lanciare i messaggi attraverso la vostra musica? Non, in realtà non c'è un vero e proprio pubblico di riferimento, noi cerchiamo di parlare a tutti. È ovvio che non sono argomenti che possono prendere solamente una piccola ristretta cerchia di persone. Sono dei pensieri sciolti, rivolti un po' a tutti, ma il nostro intento è quello più che altro di far immedesimare le persone a un determinato tipo di argomento. Noi non cerchiamo di dare mai delle soluzioni, ma noi cerchiamo di raccontare in modo da far sviluppare un pensiero proprio a chi ascolta un determinato tipo di argomento. Ecco, non Massimo, possiamo dire che la vostra attività è una sorta di campagna di sensibilizzazione? Forse un po' tanto, però anche può dire anche questo, ma non dipende da noi, dipende da chi ci ascolterà e chi ci aiuterà magari a spingere questo prodotto. Che tipo di riscontro però state avendo? Il riscontro è buono, soprattutto perché alla gente sta piacendo soprattutto gli argomenti affrontati. Poi magari non tutti sono d'accordo in certo. Quello che noi diciamo, ma parliamo di un dibattito musicale fatto proprio di parole e contenuti. Allora, io ringrazio per la sua presenza Massimo Damax Cellammare, Poeti del Quartiere, così insomma correggo rispetto alla dicitura iniziale, per la sua disponibilità. Ovviamente vi auguriamo buon lavoro, soprattutto perché attraverso la musica Grazie. Provate in qualche maniera ad occuparvi di argomenti che sono di strettissima attualità e che sono sensibili, e soprattutto sono questioni vicine a noi, molto più vicine di quanto si possa pensare. Sono i temi del sociale e tutti quanti dovremmo un po' essere più sensibili, almeno per quanto mi riguarda, per cui apprezzo in maniera particolare chi decide di affrontarli con gli strumenti che ha, in questo caso con la musica. Grazie. Grazie a voi. Allora, nell'ultimissima parte della nostra trasmissione dobbiamo andare a Genova, dove c'è il direttore Gianni Sebastio con alcuni ospiti per fare il punto della situazione su quello che è l'attività dell'ANCI a livello nazionale. Dunque l'Assemblea di Genova, direttore, a te. Tra i vari temi affrontati alla 40ª Assemblea ANCI a Genova, anche quello dei trasporti, in particolare dei trasporti ferroviari. Prendendo spunto da questa lettera che è stata scritta dalla Fondazione L'Isola che non c'era, presentata da Franco Giuliano, che è qui con noi in questa tribunetta allestita nello stand della Puglia,
Ecco, date al sud un treno chiamato Desiderio. Questo è il titolo della lettera appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Io saluto il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, grazie, il Sindaco di Putignano Luciana Laera, che tra l'altro è anche responsabile dei trasporti, Vicepresidente ANCI Puglia e responsabile delegata ai trasporti per l'Associazione Comuni d'Italia della Puglia. Presidente Pascazio, Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia e Franco Giuliano, come dicevamo, che è stato l'autore, il promotore di questa iniziativa. Che è stata sostenuta dall'associazione ANCI Puglia e poi abbiamo il Sindaco di Lecce, perché la tratta, quella un po' più discussa, è proprio la Milano-Lecce. Allora, quindi raccogliete questo appello, Presidente. Sì, assolutamente lo raccogliamo, è un'iniziativa che sosteniamo e in cui crediamo moltissimo. Quale delle nostre famiglie pugliesi non ha un ragazzo, una ragazza o comunque un lavoratore che fa continuamente il pendolare dal nord al sud? E purtroppo, e su questo davvero ringrazio Franco Giuliano come presidente della Fondazione Isola che non c'è, ha acceso i riflettori su una questione che è una delle tante spie di quel divario profondissimo che ancora esiste purtroppo tra nord e sud. La lettera appello che oggi ha consegnato simbolicamente al ministro Salvini parla molto chiaro, con dei numeri molto efficaci. C'è un paese che va a due e forse più velocità. Proprio sui trasporti registriamo una profondissima differenza tra quello che avviene nelle regioni del nord e quello che succede al sud. Quindi davvero ANCI Puglia, a nome di tutte le famiglie pugliesi, dei cittadini pugliesi, sostiene convintamente questa iniziativa e credo che qui da Genova oggi parta soltanto, perché poi vogliamo portarla fin dove serve arrivare. Dicevamo della importanza di questa infrastruttura, e a tal proposito devo dire che Franco Giuliano ha consegnato questa lettera nelle mani di Salvini, che è stato qui a Genova a Lanci, e Salvini al nostro microfono, al microfono di Antenna Sud, ha detto: sarò in Puglia il 17 novembre per parlare di alta velocità. Luciana Laera. E devo dire, il ministro è sempre molto attento al nostro territorio e devo dire sta facendo bene veramente con le deleghe, le infrastrutture e i trasporti. Evidentemente è un'esigenza sentita, evidentemente questa alleanza anche tra le diverse forze politiche della società civile attraverso le associazioni e le fondazioni hanno centrato un po' il segno. Noi siamo convinti che questa sfida, quella della riduzione dei tempi di percorrenza della dorsale adriatica, sia una sfida non soltanto per migliorare un servizio della nostra nazione, il servizio trasportistico della nostra nazione, ma pensiamo che sia veramente un obiettivo di equità sociale, come diceva appunto la nostra Presidente, di equità di welfare socioculturale, perché praticamente tante famiglie ricorrono a questo mezzo per poter quotidianamente lavorare, per poter studiare. Quindi consentire di poter ridurre i tempi di percorrenza significa anche consentire a queste famiglie di fare una vita sicuramente migliore, che poi è l'obiettivo che ci poniamo un po' tutti, quello di migliorare la quotidianità dei nostri cittadini. Sindaco Salvemini, abbiamo preso in esame questa tratta, no? La Milano-Lecce, perché sono i due estremi ferroviari della penisola. L'incipit della lettera è: più facile andare sulla Luna piuttosto che spostarsi in treno al sud. E voi a Lecce, nel Salento, ne sapete qualcosa? Sì, noi del tacco viviamo quotidianamente i disagi di sistemi di collegamento aereo e ferroviario che sono insufficienti e inadeguati rispetto agli standard contemporanei. Come è stato ricordato, il Next Generation EU pone l'obiettivo della riduzione dei divari territoriali come imprescindibili da raggiungere, e questo della mobilità è uno di quelli sui quali si declina più comprensibilmente. La mobilità, come è stato ricordato in questi giorni, è un diritto di cittadinanza anzitutto. Noi spesso in Puglia, e non solo, lo evochiamo solo quando dobbiamo immaginarci di rafforzare le nostre vocazioni turistiche. In realtà ci sta un principale diritto di chi vive come residente o di chi, per ragioni di lavoro o di studio, debba raggiungere la Puglia.
vale per l'asse Lecce-Milano, vale per l'asse Lecce-Torino, però mi si consenta di aggiungere una questione della quale si parla pochissimo, ma che è strettamente connessa: il diritto di cittadinanza a una mobilità efficiente sud-sud. Perché stiamo per scontato che quelli del sud debbano andare al nord e viceversa, ma c'è un sud che ha difficoltà a raggiungere il sud. Andare da Lecce a Palermo, da Bari a Reggio Calabria, da Bari a Catania è un gran problema. Esiste un collegamento ferroviario Sicilia orientale, Sicilia occidentale, che è fermo all'800, quindi capite bene come la questione dei ritardi sul tema della mobilità sia a 360 gradi. Noi oggi ci concentriamo su quello che al momento è più eclatante, ed è bene partire da questo, ed è quindi ci auguriamo che possa avere un seguito e un ritorno significativo. Possiamo dire che dal punto di vista dei collegamenti aerei molto è stato fatto in questi anni, pur dentro un quadro comunque di a volte sofferenze. Sul tema invece dei collegamenti ferroviari non possiamo che pretendere o rivendicare standard di collegamento più puntuali e più efficienti in termini di frequenza di tratte. Grazie. Grazie Sindaco Salvemini. Franco, allora il sostegno dell'ANCI Puglia è un risultato importantissimo per la Fondazione L'Isola che non c'è, voi vi spendete tanto per il benessere sociale in Puglia. Sì, noi diciamo siamo felici di questa legittimazione che avviene oggi su un palcoscenico nazionale. In realtà questa nostra iniziativa nasce 3-4 anni fa, quando abbiamo realizzato questo appello che in quel momento era indirizzato all'allora sempre il Presidente della Repubblica, all'allora Presidente del Consiglio e al Ministro di allora, che tra l'altro aderisce anche alla nostra associazione, perché la nostra associazione vive su WhatsApp e alla quale aderiscono circa 280 personalità, da politici, rettori, ambasciatori, tutti quelli che ora siamo qui e che abbiamo il piacere oggi di dialogare su un argomento fondamentale. Questa iniziativa viaggia su due binari, per usare una metafora. Questo è l'appello che noi abbiamo rivolto anni fa alla politica, perché secondo noi è giusto che anche le regioni della fascia adriatica abbiano lo stesso diritto alla mobilità così come ce l'hanno le regioni del nord. Non è possibile ancora oggi raggiungere Lecce, da Lecce Milano in 8 ore e 50, a questo bisogna aggiungere anche i ritardi eventuali. Ecco, negli anni passati ci siamo illusi che i nostri interlocutori potessero raccogliere il nostro appello e in realtà qualcosa è stato fatto. Sono stati affidati dal governo a RFI 5 miliardi. Al momento non sappiamo di questi 5 miliardi quanti ne stanno utilizzando e come la utilizzeranno questa importante cifra. Teoricamente doveva servire per avviare un'accelerazione, un progetto di accelerazione, di velocizzazione lungo la fascia adriatica, che interessa 20 milioni di cittadini. Dunque, aspettando che il nuovo governo ci dica che cosa intende fare, come intende rispondere a questo appello che è stato sottoscritto da decine e decine di personalità, adesso stiamo riproponendo lo stesso appello con una nuova sottoscrizione, lo stiamo rivolgendo sempre al Presidente della Repubblica, al Ministro Salvini e anche al Premier Meloni, nell'attesa che venga deciso che cosa ne sarà dell'infrastruttura vera e propria, perché voi sapete che l'infrastruttura costa 35 milioni in media a chilometro, per cui basta fare i conti da Lecce fino a Bologna, serviranno decine e decine di miliardi. Noi chiediamo in questo momento, nell'attesa di avere la realizzazione, l'impegno a realizzare l'infrastruttura dell'alta velocità che ci avvicinerebbe sempre di più a Milano e all'Europa, noi chiediamo che Trenitalia e RFI possano ridurre i tempi del viaggio,
Cioè non è possibile che per arrivare da Lecce fino a Milano ci si impiega oggi 8 ore e 50. E dunque noi chiediamo, abbiamo chiesto in tutti questi mesi affinché Trenitalia avviasse, diciamo, un'idea di progettazione di riduzione dei tempi di percorrenza. In realtà qualcosa è stato fatto, forse anche dopo l'annuncio, diciamo, di questa condivisione da parte dell'ANCI, che oggi saremmo venuti qua, noi da mesi stiamo cercando di indurre Trenitalia anche attraverso, diciamo, una sorta di pressione, no, da parte della politica. E proprio nei giorni scorsi abbiamo scoperto che nel nuovo orario invernale di Trenitalia ridurrà due fermate che riguarderanno Parma e Modena. Già c'è, diciamo, una sollevazione popolare da parte dei sindaci di queste due città, però nel 2008 già veniva, cioè da Bologna a Milano, il treno che si inseriva sui binari dell'alta velocità non faceva alcuna fermata, per cui la riduzione dei tempi era di circa un'ora. Adesso Trenitalia ha annunciato che con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale dal 10 di dicembre ci sarà questa riduzione, per cui è già un risultato, ma noi in questo modo ci sarà una riduzione di 50 minuti. Sindaco, adesso noi vogliamo che insieme al Comune di Lecce, insieme a lei, si vada dal Sindaco di Milano per concretizzare ancora di più e ridurre ancora di più i tempi di viaggio da Lecce a Milano. Grazie. Grazie Franco. Adesso è importante, Presidente, convogliare su questo binario anche Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Sì, l'iniziativa di oggi qui lanciata a Genova, l'Assemblea dei Sindaci, ha questo valore simbolico. Faremo di tutto con Luciana, con Carlo, ma anche con Antonio De Caro, con tutti gli altri sindaci interessati. Faremo, come si dice, moral suasion per cercare di far capire a tutte le istituzioni sovraordinate e naturalmente in primis a Ferrovie dello Stato, RFI e quant'altro, che abbiamo bisogno di attenzione, perché si tratta davvero della vita delle persone, dello sviluppo dei territori e, ripeto, non soltanto nella dualità tra nord e sud, ma anche proprio come questione di equità sociale, di giustizia tra territori, quindi estesa un po' a tutto il sud, non soltanto la dorsale adriatica. Grazie alla Presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, grazie alla Sindaca di Putignano Luciana Laerea, grazie al Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, grazie a Franco Giuliano della Fondazione L'Isola che non c'è, quindi un appello che anche noi di Antenna Sud raccogliamo e sosteniamo per quelle che sono le nostre competenze. E grazie a te direttore, perché l'argomento ovviamente è delicato, quello dei trasporti. Senza i trasporti non c'è sviluppo, senza sviluppo non c'è futuro per i territori, e quindi la Puglia fa bene a mettere insieme le voci dei sindaci che amministrano i territori e sostanzialmente a fare sentire la voce di una regione che su questo settore ha ancora molta strada da fare. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è per domani puntuali alle 9:30 su Antenna Sud, ancora con Mattina Sud. Sarà l'ultima puntata della settimana. Arrivederci.